senso. Prima intervista del 2011, che onore, è Rosenborg, il campione del girone, che si fanno valere anche in queste fasi finali, battendo 10-0 gli over the top, complimenti. Perfetti, senza Vellano e Buffo, incredibile. Ma secondo te scherziamo quando diciamo che sono scarsi? È vero. Ma Vellano dov'è? Non c'è. Bellano non si può difendere, non si può difendere. Ma c'è, già c'è l'altro latitano. Ah, là c'è Buffa però, che magari. Però se ne frega, vabbè, comunque. E allora, partita a senso unico, possiamo dire. Sì, abbiamo fatto delle azioni perfette, abbiamo coperto in maniera perfetta, il nostro portiere ha salvato tutto, poi tutti lì. Cioè, vuol dire che hanno fatto pagare il campo, ti rendi conto? Mi hanno fatto pagare il campo. Invece quando la squadra gioca bene ci si può aspettare un momento di defaianza del portiere, mentre lui è rimasto sempre concentrato e comunque allora davanti un attaccante come Gianbruno, e quando i tiri di Gianbruno arrivano, anche se comunque Gianbruno non ha avuto, diciamo, gli spazi giusti per colpire, e sì, voi bravissimi a trattenerlo. La partita a senso unico è stata anche perché loro comunque oggi non erano assolutamente in giornata, erano 5, anche loro avevano le loro assenze, sì. Comunque ha bagnato splendido lì davanti, 5 gol già fatto. Dopo ma è stato 5 gol e 3 terzo gol su punizione in 3. Quindi non male, non male, si può dire, non è caso il capocannoniere di questa Serie A. Speriamo che pallone d'oro. Comunque anche bene tu, Mineo, anche Leonardo, soprattutto, che ha fatto una traversa. Nonostante pallone e panettone, siamo dalla grande. Insomma, i Leonardi dalla bandierina. La caccia d'angolo, Sì, vabbè, che però. Tutti giravamo in casa di che non ci aveva passato il pallone. Nemmeno Sassano se l'aspettava, qui. Nemmeno Sassano se l'aspettava. Comunque, non vi siete abbuffati in queste vacanze natalizie, anzi vi tenete in forma appunto per questo. Va bene ragazzi, allora chi sperate di adesso, chi incontrerete? Una tra Space e Bubbles. Chi preferite tra due? Vanno bene entrambi. Io vorrei dire, non mi interessa. Che con gli Space Jam c'è stata una partitona. Sì, perché sai, vincere prima contro gli Over the Top, poi contro gli Space Jam e poi in finale contro un'altra buona squadra, secondo me sarebbe la stessa soddisfazione. Che si merita il campionato. Siamo una squadra fortissima. Vabbè. Devi vedere che Gonzalo è un po' di merda e fa figure, è merda. Stasera per il nuovo Lista Club. Ma tanto domani mattina viene messa in intervista. Già c'è stato il video. Cazzo, va bene, ciao ragazzi, ancora buon anno, ciao.